Lavoratori in nero e merce contraffatta, 3 denunciati in 2 blitz a Firenze. Elicottero precipitato allo Sporting Club di Prato, il pilota è indagato. 15enne trovata morta in casa nel Pistoiese, si pensa ad un malore. Accordo Rossi Biffoni, la regione compra le cascine di tavola e investe su gonfienti. Scuola, mensa e trasporti salvi, a Prato la giunta trova 300.000 euro. Tutto questo e le altre notizie nel nostro TG subito dopo la pubblicità. Grande assortimento di scarpe e valigie, a prezzi da occasione, anche la domenica. Alla Cunningham abbiamo bisogno di un'addetta alla segreteria commerciale. È importante che sappia le lingue perché abbiamo clienti in tutto il mondo. Mi chiamo Elisa, parlo inglese, francese e tedesco e ho esperienza sia in ambito amministrativo che commerciale. Alla ITEC abbiamo bisogno di un esperto per la certificazione ambientale. Sono Francesca e sono laureata in ingegneria ambientale. Il centro per l'impiego fa incontrare domande e offerte di lavoro e dà alle aziende una consulenza mirata nella ricerca di personale. Alla Nuove Fibre stiamo cercando un tecnico di laboratorio, meglio se laureato in chimica industriale. Lo troviamo noi. Il Centro per l'Impiego di Prato ha sempre una persona che fa per te. Il 20, 21 e 22 giugno torna a Toscana Arcobaleno d'Estate. Potrai scegliere tra decine di eventi in programma per il primo weekend d'estate. Festival, concerti, mercati, degustazioni, mostre, itinerari e passeggiate. Una grande festa diffusa che coinvolgerà tutto il territorio, dalle spiagge alle piazze dei mille borghi toscani. E sabato 21 alle 19 in alto i calici per brindare ai mille colori della Toscana. Scopri tutti gli eventi e le offerte su arcobalenodestate.it. Toscana Arcobaleno d'Estate. Un mondo di eventi. Dal 1982 l'impresa Coedil è specializzata nel settore dell'edilizia stradale e nella realizzazione di capannoni industriali e demolizioni. I nostri punti di forza sono competenza, esperienza del settore e il nostro parco mezzi sempre rinnovato. Tecnici e operatori sono costantemente aggiornati sulle più moderne tipologie di lavoro. Coedil garantisce la massima flessibilità e qualità, tempi certi di consegna e cantieri in massima sicurezza con certificazione BS o HSAS. Contattaci e visita il nostro sito www.coedilsrl.net. Mi avevano chiamato un'altra volta, l'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce, dei veri professionisti. E come al solito, nessuna traccia. Tranne un... Beh, novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino d'Urgoni. Come sarebbe la vita con minor misericordia? E la malattia, la sofferenza, lo spirito dei nostri confratelli è grande, ma non sostituisce la benzina per le ambulanze o la corrente dei macchinari medici. Per correre la macchina della misericordia ha bisogno del contributo di tutti, anche del tuo. Dai il 5 per mille alla Misericordia di Prato con la tua dichiarazione dei redditi e tieni acceso il motore del volontariato, perché se rallenta rischiamo di non arrivare in tempo nella corsa della vita. Buonasera e benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Lavoratori in nero e merce contraffatta, 3 denunciati in 2 blitz a Firenze. Michela Barillari. Controlli nei capannoni allo Smannoro e nelle piazze di Firenze, continua l'impegno della Guardia di Finanza contro il lavoro nero e la contraffazione. Su 35 operai cinesi trovati a lavoro in un capannone che ospita 9 ditte di connazionali allo Smannoro, le fiamme gialle hanno trovato 14 lavoratori completamente al nero, 3 irregolari e un clandestino. Il datore di lavoro di quest'ultimo, anche lui cinese, è stato denunciato. A oltre 60.000 euro ammontano le sanzioni. Chiesta al sindaco di Sesto anche la chiusura dell'immobile in cui si lavorava in precarie condizioni igieniche. Effettivamente
sicuramente i lavoratori non erano in condizione di svolgere in sicurezza le loro mansioni lavorative, perché non veniva effettuata una corretta pulizia del luogo di lavoro e le macchine non erano tenute nelle condizioni idonee per garantire l'incolumità del lavoratore. A Firenze, sequestri in centro. Abbiamo individuato 4 banchi nella zona fra San Lorenzo ed il Duomo che commercializzavano dei foulard contraffatti di noti marchi, tra i quali Louis Vuitton e Barberi. Il sequestro ammonta a circa 300 pezzi. Le due donne brasiliane che gestivano i banchi sono state denunciate per importazione e commercio di prodotti contraffatti, nonché di frode in commercio, perché sulle etichette i prodotti erano indicati come di seta, quando invece erano di viscosa e prodotti a Firenze, mentre provenivano dalla Cina. 10 giorni fa l'elicottero precipitato allo Sporting Club di Prato. Ebbene, adesso è indagato il pilota che se l'è cavata, Nadia Tarantino. Alessandro Bettini, il pilota che si trovava al comando dell'elicottero Robinson R44 precipitato domenica 8 giugno sul campo di calcio dello Sporting Club di Via Firenze, è indagato per disastro colposo. Sul fascicolo aperto all'indomani dell'incidente dalla procura di Prato compare il nome dell'imprenditore edile che ieri, accompagnato dall'avvocato Luca Brachi, si è presentato davanti ai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Egidio Celano. 55 anni, originario di Livorno ma residente a Prato, Bettini è socio dello Sporting Club nel quale 10 giorni fa si è sfiorata la tragedia. L'inchiesta deve chiarire se a far precipitare l'elicottero sia stato un guasto tecnico che ha reso necessario un atterraggio di fortuna andato però male, come sostiene l'indagato, o se quest'ultimo abbia invece voluto fare una sorta di inchino per salutare gli amici. Saranno l'esito del sopralluogo compiuto sul campo di calcio dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza sul Volo, la perizia tecnica disposta dalla procura e la descrizione di quanto avvenuto, già fatta da diversi testimoni, altri saranno convocati nei prossimi giorni, a ricostruire la dinamica dell'incidente. L'elicottero di Bettini si era alzato da Calenzano e era diretto in Versilia. Proprio sopra il circolo di Via Firenze è accaduto qualcosa, la procura accerterà cosa di preciso che lo ha fatto cadere. Il direttore generale di Amnesty International Italia, Gianni Rufini, ha scritto al ministro dell'Interno Angelino Alfano segnalando le preoccupazioni dell'Organizzazione per i diritti umani, si legge in una nota di Amnesty, in ordine alle indagini relative alla morte di Riccardo Magherini la notte tra il 2 e il 3 marzo a Firenze. Una ragazza quindicenne è stata trovata morta in casa nel Pistoiese per un malore. Questa e le altre notizie di cronaca toscana nel servizio di Giulia Raffanelli. Una ragazza di 15 anni è stata trovata senza vita nel bagno della sua abitazione nel comune di Ponte Buggianese, nel Pistoiese. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore. La ragazza sarebbe stata trovata da un familiare intorno alle 9.30, che ha immediatamente chiamato i soccorsi del 118. Inutili tentativi per rianimarla. 3 napoletani, 2 22enni e un 25enne, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Livorno con la collaborazione di quella di Firenze perché ritenuti responsabili di rapina e tentata rapina aggravata. La polizia ha accertato che i tre, nei primi giorni di giugno, avevano avvicinato un cittadino livornese con la scusa di vendergli delle cassette della frutta, per poi tentare di derubarlo del portafoglio e minacciarlo di bruciargli l'auto se avesse sporto denuncia. Qualche giorno dopo la vittima era stata invece una prostituta romena, picchiata e derubata. È stato condannato a 14 anni dalla Corte d'Assise di Arezzo Paul Cochen, il romeno di 35 anni accusato dell'omicidio dell'uomo di 45 di origine calabrese Massimo Bosco, ucciso a colpi di pietra nel novembre scorso al Parco del Pionta di Arezzo per una banale lite tra clochard. Il PM Marco Dioni, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto 24 anni, ma la Corte ha escluso le aggravanti e concesso le attenuanti generiche, arrivando al verdetto di 14 anni e una provvisionale di 300.000 euro per la moglie e figli, parte civile. Dello stesso omicidio è accusata Maria Marziliano, 46 anni di Bari, che ha optato per il rito abbreviato davanti al GUP, in programma domani presso il Tribunale di Arezzo. Terrorizzava bambini più vivaci con minacce esplicite, tipo state zitti o vi uccido tutti, a volte puntando contro un coltello o un taglierino. Oggi il collegio della prima sezione penale del Tribunale di Firenze ha condannato a un anno di carcere per maltrattamenti a minori una maestra d'asilo sessantenne e a risarcimento dei danni alle spese al Ministero della Pubblica Istruzione, stabilendo anche una provvisionale di 2.000 euro per le famiglie dei due bambini parte civile. I fatti risalgono al 2010. I carabinieri fecero indagini dopo le denunce di alcuni genitori. Per 40 giorni l'asilo fu monitorato con intercettazioni, da cui si distinguono bene le minacce verbali della maestra.
ha tentato di violentare una trentenne romena nella pineta di Castiglione della Pescaia la notte scorsa, e l'accusa per la quale la polizia ha denunciato un tunisino di 39 anni. Gli agenti della volante che stavano pattugliando la zona sono intervenuti dopo aver sentito le urla della donna. Durante le ricerche l'hanno trovata in compagnia di due tunisini. La trentenne ha raccontato di aver subito un tentativo di violenza sessuale da parte di un altro tunisino e ha accompagnato i poliziotti in un campeggio in pineta dove l'uomo è stato rintracciato. E abbandoniamo la cronaca purtroppo sempre molto molto nera, e passiamo decisamente ad altro. Eccentrico fin troppo, con calzoni corti alla caviglia e mocassini senza calzini, ma attento ai dettagli, è l'uomo di questa edizione di Pitti numero 86, Michela Barillari. Cappelli, occhiali, guanti, cravatte, sono i dettagli quelli che fanno lo stile a questa edizione di Pitti Uomo. Un uomo eccentrico che osa gli short o gli accostamenti insoliti, che non teme il colore o i tessuti fantasia. Eccentrico ma con stile, come si addice a un vero dandy, nonostante il pantalone tenga sì la piega ma si accorci a mostrare le caviglie. E così il calzino, ora in vista, può essere multicolore, a righe o a pallini o fantasia, ma sempre di filati perfetti. Le maglie stampate, accese o di colori pastello, le giacche di taglio perfetto, dal lino alla maglia di cotone, anche se si fanno notare, parlano sempre di altissima qualità sartoriale, quella qualità che ha contribuito ai numeri di questo Pitti dei record con oltre 1000 espositori. Dettagli importanti, si è detto, dalle cravatte, e i più estrosi non disdegnano il papillon, scarpe, portafogli, cinture, non manca il bastone da passeggio con pomello in metallo o coperto di Swarovski, compagno ideale per un perfetto dandy di città. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. E oggi a Pitti c'era anche Del Piero, che ovviamente ha parlato dei mondiali, ha detto: è presto per dire se l'Italia sarà tra le prime quattro, ma la prima impressione è stata buona e l'auspicio è che arrivi fino in fondo. E questa era la dichiarazione, l'auspicio e la speranza di Del Piero. Andiamo avanti, il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a un convegno a Roma sul tema delle città metropolitane, no, ha detto, a duelli istituzionali tra regioni e comuni. Claudio Vannacci. Le città metropolitane sono un'occasione per lo sviluppo dell'intero paese, ma bisogna essere capaci di dare risposte concrete, efficaci e moderne. Ma in tutto ciò i sindaci non vogliono essere stritolati dal duello istituzionale tra regioni e comuni. Lo ha sottolineato il sindaco di Firenze Dario Nardella intervenendo ad un convegno dedicato proprio alle città metropolitane. Poi l'amministratore toscano, da sempre vicino al premier Matteo Renzi, ha aggiunto: le città metropolitane non sono un'estensione delle regioni, ma allo stesso modo hanno una loro dignità istituzionale, e per questa ragione bisogna uscire dall'ambiguità di certe contrapposizioni, puntando a farle diventare quanto più possibile utili. Sul futuro delle città metropolitane, ha ammesso Nardella, trovo giuste le parole di Saitta, presidente dell'Unione delle Province d'Italia, che ha richiamato l'attenzione sui rischi di ereditare enti come le province, che spesso sono in dissesto economico, con debiti di grandi entità che possono diventare un fardello grosso per le future città metropolitane. Il sindaco Nardella è poi intervenuto sulla sua pagina Facebook sul tema dell'abusivismo dicendo: giro di vite contro gli abusivi, il lavoro che stiamo facendo contro l'abusivismo commerciale sta funzionando soprattutto nel centro della città, il numero di sequestri, che pure continuiamo a fare ogni giorno, scrive Nardella, si è dimezzato fino a 2079 oggetti, i venditori abusivi non hanno più quasi il tempo di esporre la merce per l'intervento tempestivo della polizia municipale. I lavoratori della Esaote, azienda biomedicale che ha sede a Firenze e a Genova, hanno manifestato oggi a Firenze contro il piano industriale che prevede esuberi e cassa integrazione. Michela Barillari. Ieri a Genova, oggi a Firenze continua la protesta dei lavoratori dell'Esaote. Più di 250 persone sono scese in piazza nel capoluogo toscano contro il piano industriale presentato dall'azienda, che prevede 76 esuberi fra gli stabilimenti di Firenze e Genova e la cassa integrazione per 120 dipendenti. Un'iniziativa che vuole tenere alta l'attenzione sulla vicenda per due motivi. Uno, è inaccettabile il piano presentato dall'azienda. Due, perché noi insieme ai lavoratori abbiamo presentato un piano industriale alternativo, dove abbiamo invitato l'azienda a confrontarsi su questo. L'azienda
invece non ci ha risposto e ha immediatamente aperto le procedure di cassa integrazione per i lavoratori interessati alla ristrutturazione. Consideriamo un atto di provocazione quello che ha fatto l'azienda. Abbiamo proposto un piano industriale alternativo, anzi la RSU insieme a tutti i lavoratori lo hanno redatto e lo abbiamo proposto, però non è stato preso minimamente in considerazione dall'azienda, che continua a non risponderci ai nostri appelli e continua a fare orecchio da mercante. I sindacati chiedono di rinviare la riunione presso il Ministero del Lavoro, convocata in origine per il 1° luglio, per presentare il piano alternativo dei lavoratori dell'azienda biomedicale, mentre saranno presenti al tavolo del 4 luglio promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico assieme alle istituzioni. Un appuntamento importante, siamo stati presenti già nelle settimane scorse quando i lavoratori hanno presentato un piano industriale alternativo a quello aziendale che scongiura il rischio degli esuberi. È un piano sul quale io credo sia doveroso da parte dell'azienda discutere punto per punto, anche perché a parità di piano industriale è ovviamente preferibile quello che non sacrifica posti di lavoro, ma soprattutto anche perché quello presentato dai sindacati cerca di valorizzare la realtà dell'azienda stessa. Quindi noi ci saremo e auspichiamo che si possa in quel confronto riattivare la strada e il percorso giusto, un percorso diverso da quello finora intrapreso. Quasimodo, l'Europa della violenza di ieri e di oggi, la tecnologia pervasiva. Queste le tracce della prima prova della maturità che è iniziata oggi. Vediamo le reazioni degli studenti, la nostra Eleonora Barbieri l'ha sentiti a Prato. Salvatore Quasimodo, le differenze tra l'Europa del 1914 e quella attuale, la fragilità dell'Italia partendo da una frase di Renzo Piano, le tecnologie pervasive, l'articolo sul tema del dono, il saggio breve su violenza e non violenza nel Novecento e sulle nuove responsabilità. Ecco le tracce che stamani anche 1500 studenti pratesi si sono trovati davanti per la prima prova dell'esame di maturità. Facili o difficili è un giudizio soggettivo. Tra i nostri intervistati fuori dal liceo Copernico nessuno ha scelto Quasimodo, perché è giudicato complesso e nella maggior parte dei casi l'autore non è neanche stato studiato nel corso dell'anno scolastico. L'autore Quasimodo non si era affrontato nel programma, quindi non abbiamo potuto farlo, però il tema sembra andato bene, quindi speriamo. Sinceramente mi è sembrata un po' più difficile l'analisi del testo, ma perché non avevamo affrontato quell'autore con la nostra professoressa. Non se l'avevo mai fatto nel programma, sì che letto e scartato. Quasimodo sinceramente io non lo amo particolarmente, quindi l'ho escluso per primo a priori, quindi... Quasimodo. Esatto. L'avete fatto? No. Gettonatissima la traccia sul dono, ma c'è anche chi si è messo alla prova con il tema storico sulle differenze tra Europa di oggi e quella alla vigilia della Prima Guerra Mondiale e chi non si è tirato indietro di fronte alla traccia tecnico-scientifica sulle tecnologie pervasive. Io ho scelto l'artistico letterario, il dono, e sembrata la più fattibile tra tutte. Sulla tecnologia, quanto è penetra nella vita? Le tracce erano interessanti, mi piace, ero indecisa su tre tracce e alla fine ho deciso il socio-economico perché pensavo fosse quello più facile tra i tre. E si sapeva che comunque qualcosa riferito alla Prima Guerra Mondiale c'era sicuramente. Ho cercato di mettere anche qualcosa di mio, parlando appunto anche dell'Unione Europea, di cosa viviamo oggi noi e di attualizzare quindi. Ho scritto appunto che il dono non è più quello di un tempo, che facciamo soltanto regali per fare. L'acqua panna che sgorga dalla sorgente del Mugello, in accordo con la regione, mette in etichetta il nome Toscana. Saremo ambasciatori del gusto toscano nel mondo, dice l'amministratore delegato Stefano Agostini. Il servizio. Non solo vino e prodotti agroalimentari, anche un'acqua minerale per rappresentare la Toscana delle eccellenze e il Tuscany Way of Life nel mondo. È l'acqua panna che ha ottenuto il logo creato dalla regione Tuscany Taste con l'immagine della farfalla per contrassegnare i prodotti agroalimentari dell'eccellenza toscana. L'accordo è stato siglato a Firenze fra il gruppo San Pellegrino, rappresentato dall'amministratore delegato Stefano Agostini, di cui fa parte Acqua Panna, e la regione toscana. E grazie a questo l'acqua la cui fonte si trova nel Mugello, nella zona di Scarperia, riporterà in etichetta il logo Tuscany Taste. È una sinergia su cui abbiamo lavorato da tempo, mi sembra un elemento importante perché gratuitamente facciamo questo tipo di esperienza e contemporaneamente vogliamo continuarla con altri prodotti, con tutte quelle condizioni che garantiscano eccellenza alla Toscana, che garantiscano la certezza della tracciabilità dei prodotti che siano di origine toscana
e quindi proiettiamo non solo i nostri prodotti, ma l'idea del buon vivere, la toscanità in quanto tale nel mondo. La Regione Toscana ha creato il logo Tuscany Taste per i prodotti di eccellenza, al 100% toscani. Finora questa opportunità è stata data solo ad alcuni produttori selezionati di vino, ha detto Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. Ma Acquapanna ha un forte legame con il territorio della Regione ed è certamente una delle nostre eccellenze in grado di raccontare la Toscana sia in Italia che all'estero. La scelta è quella di promuovere insieme alla Regione qualcosa che fa parte della nostra storia. Il fatto che Acquapanna nasce da sempre in Toscana, nel Mugello, nel comune di Scarperia. Acquapanna ha una proprietà bellissima, che è una tenuta enorme, che era di proprietà dei Medici, la casa di caccia dei Medici, dove ci sono le nostre sorgenti, dove sgorga l'acqua. Ed è proprio il territorio che ne dà le caratteristiche, ne crea il DNA. L'obiettivo nostro è quello di, come stiamo facendo, di portare Acquapanna in giro per il mondo, ma di promuovere il territorio d'origine, per far conoscere la Toscana, ma far conoscere il fatto appunto che Acquapanna è prodotto toscana. L'enogastronomia, la moda, il paesaggio, la Toscana si offre con centinaia di eventi per Toscana Arcobaleno d'estate. Michela Barillari. È il weekend di inizio estate, quello scelto per la seconda edizione di Toscana Arcobaleno d'estate, protagoniste della festa le eccellenze toscane, dall'enogastronomia al paesaggio e le sue bellezze. In programma dal 20 al 22 giugno, festival, concerti, mercati, degustazioni, mostre e passeggiate in tutta la regione. Quest'anno si punterà sulla Toscana, non soltanto un brindisi, ma una festa dell'accoglienza in Toscana. Vogliamo che questi tre giorni siano un momento in cui si rende visibile tutta la grande capacità di accoglienza della nostra regione. Abbiamo una grandissima offerta, mare, montagna e tantissime altre attrazioni che possono far incuriosire non soltanto i visitatori stranieri, ma anche gli italiani, ma anche i nostri toscani che riscoprano il piacere di girare per la Toscana, e vogliamo che in questi giorni tutto questo si possa presentare al grande pubblico. Giorno clou sabato 21 giugno, solstizio d'estate, alle 19 si brinda ai mille colori della Toscana in una festa diffusa dalle spiagge alle piazze. Insieme alla Toscana brinderanno anche le associazioni dei toscani in tutto il mondo. Per l'occasione sono state create offerte ad hoc per l'accoglienza e la ristorazione. Quanto contano eventi come questi nella capacità di attrarre turismo? Sono fondamentali nel creare quelle motivazioni per una scelta. Tutti attendiamo quel valore aggiunto per poter fare la scelta di una destinazione. Toscana Arcobaleno ha messo insieme una Toscana in festa, una Toscana che si esprime nelle sue eccellenze, e questo ci sta premiando, valorizzando la destinazione, ma soprattutto aumentando i numeri. Sarà la Carmen di David Bombana ad aprire la stagione di danza del Maggio Musicale Fiorentino al Teatro della Pergola di Firenze dal 20 al 22 giugno. La Capitaneria di Porto di Livorno lancia l'operazione Mare Sicuro. Giulia Raffanelli. È partita l'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera, e che sarà assicurata in forma itinerante nell'intera giurisdizione della Versilia. L'operazione prevede l'impiego di pattuglie in servizio di polizia marittima balneare lungo le spiagge, in stretto coordinamento con i mezzi navali della Capitaneria di Porto, impegnati in mare, per assicurare una vigilanza coordinata e continuativa tra mare e terra, soprattutto nei periodi e nelle ore di maggiore afflusso di persone in mare e in spiaggia. La Capitaneria di Porto di Viareggio impiegherà una trentina di militari, con la partecipazione del personale dell'ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi. Durante l'operazione Mare Sicuro 2014, che si svolge a Viareggio, così come in tutte le capitanerie di porto della Toscana e d'Italia, sarà sempre attivo il numero 1530, che, gratuito da rete fissa e da cellulare, consente di essere messi in contatto con la sala operativa della capitaneria di porto più vicina al luogo dove è necessario l'intervento degli uomini in divisa bianca. Quest'anno, oltre alla sorveglianza alla spiaggia libera della Lecciona, fra Viareggio e Torre del Lago, alcuni volontari assicureranno per il fine settimana la sorveglianza anche in un tratto di spiaggia libera andarsena. E speriamo che l'operazione Mare Sicuro coincida con l'operazione Vacanze con il Sole, ce lo dirà tra poco il meteo, poi il TG Prato, il TG regionale finisce qui, grazie a chi ci ha seguito, buonasera. Una
Buona serata e bentrovati da parte del Consorzio LAM. Andiamo a commentare la situazione generale sull'Europa a partire dalla giornata di domani. La pressione tenderà gradualmente ad aumentare sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla nostra penisola, ma per domani continuerà a permanere una circolazione depressionaria in quota, soprattutto sul comparto adriatico, che determinerà condizioni di instabilità anche sulla nostra regione. Andiamo infatti a commentare la previsione per la giornata di domani, sempre una giornata dai due volti, inizio di giornata con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, salvo locali addensamenti. Nel pomeriggio la nuvolosità si farà più consistente, in particolare sulle zone interne e su quelle di nord-ovest, con possibilità di rovesci o locali temporali. Questi fenomeni saranno probabili anche tra le colline metallifere ed il Monte Amiata, in esaurimento nel corso della sera. Domani le temperature saliranno fino a 26-27 gradi centigradi, leggermente più calde rispetto alla giornata odierna, ma ancora di un paio di gradi inferiore alle medie stagionali. I venti saranno occidentali, con locali rinforzi lungo la costa e mari nel complesso mossi. La previsione infine per la giornata di venerdì, all'insegna di un generale miglioramento, in particolare sulle zone centro-meridionali, con cielo sereno poco nuvoloso, qualche addensamento in più sulle zone settentrionali a ridosso dell'Appennino, con possibilità di qualche rovescio pomeridiano. Venti occidentali, mari mossi i bacini settentrionali, poco mossi quelli meridionali, temperature in ulteriore lieve aumento. Con questo è tutto e grazie per l'attenzione. Belle fosforescenti! Brigati a comprarle, c'è la partita! Non mi mettere furia! E poi, perché non te ne pigli un paio anche te? E ce n'ho già un paio a casa, che l'è mondiale! Della prima guerra mondiale! Dagli retta, approfitta del sottoprezzo mondiale! Adidas, Nike, Diadora e anche scarpe da calcio per diventare dei veri campioni! Tua! Si sembra Messi! Messi male! Mercatino della calzatura, il posto giusto dove mettere i piedi. Polidori Moto e Scooter, da oltre 30 anni il tuo punto di riferimento per le due ruote. Entra da Polidori, c'è un mondo Vespa che ti aspetta. Per il periodo estivo avrai in promozione le nuove Vespa Primavera e Sprint con casco e immatricolazione compresi nel prezzo. Polidori Moto e anche ricambi originali e accessori delle migliori marche. E allora che aspetti? Polidori Moto, per te che hai la passione delle due ruote. Quante volte abbiamo sognato il pallone d'oro correndo nelle piazze del centro Italia, con la forza di chi c'è a fianco. Perché il senso dell'evoluzione è fatto dalla crescita costante di chi ha il coraggio della scoperta. Oggi, insieme a voi, facciamo forza sui nostri valori. Mettiamo in campo le nostre eccellenze per realizzare un modello che interpreti le nuove idee di famiglie e imprese. Banca Evolution. Il futuro è al centro dell'azione. Banca Etruria. Mi avevano chiamato un'altra volta, l'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce, dei veri professionisti. E come al solito, nessuna traccia. Tranne una. Edizione straordinaria! Beh, novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino d'Urgoni. Compagnia Iris, la più grande organizzazione di implantologia ed estetica dentale della Toscana e della Liguria. 10 studi dentistici, 35 ambulatori odontoiatrici, centro di chirurgia con anestesia generale e sedazione, 3 TAC 3D che permettono di effettuare diagnosi precise, radiografie panoramiche ed endorali in tutti i centri. Acquisto centralizzato dei materiali di qualità per abbassare i costi. I centri sono specializzati nella chirurgia implantologica. La chirurgia guidata permette di operare con una tecnica minimamente invasiva, adatta anche a pazienti di età avanzata.
Mediante l'attacco 3D viene eseguita una simulazione al computer, così il giorno dell'intervento tutto sarà pronto per inserire gli impianti e mettere subito i nuovi denti fissi. Questa è Iris, la compagnia odontoiatrica del dottor Cesare Poleschi in Toscana e Liguria. Iris ha la soluzione anche per i casi più complessi. Buonasera e benvenuti al TG Prato. Torniamo a occuparci del caso dell'elicottero precipitato 10 giorni fa all'interno dello Sporting Club di Via Firenze, perché la procura ha deciso di indagare il pilota. Nadia Tarantino. Alessandro Bettini, il pilota che si trovava al comando dell'elicottero Robinson R44 precipitato domenica 8 giugno sul campo di calcio dello Sporting Club di Via Firenze, è indagato per disastro colposo. Sul fascicolo aperto all'indomani dell'incidente dalla procura di Prato compare il nome dell'imprenditore edile che ieri, accompagnato dall'avvocato Luca Brachi, si è presentato davanti ai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Egidio Celano. 55 anni, originario di Livorno ma residente a Prato, Bettini è socio dello Sporting Club nel quale 10 giorni fa si è sfiorata la tragedia. L'inchiesta deve chiarire se a far precipitare l'elicottero sia stato un guasto tecnico che ha reso necessario un atterraggio di fortuna andato però male, come sostiene l'indagato, o se quest'ultimo abbia invece voluto fare una sorta di inchino per salutare gli amici. Saranno l'esito del sopralluogo compiuto sul campo di calcio dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza sul Volo, la perizia tecnica disposta dalla procura e la descrizione di quanto avvenuto, già fatta da diversi testimoni, altri saranno convocati nei prossimi giorni, a ricostruire la dinamica dell'incidente. L'elicottero di Bettini si era alzato da Calenzano e era diretto in Versilia. Proprio sopra il circolo di Via Firenze è accaduto qualcosa, la procura accerterà cosa di preciso che lo ha fatto cadere. Ancora cronaca, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per aver abusato della nipotina di appena 6 anni, ma la cosa più sconvolgente emersa dal processo che si è chiuso ieri davanti al Tribunale di Prato è che l'uomo ha detto di aver confessato a un sacerdote quanto aveva fatto e di aver ricevuto dal prete il consiglio di stare zitto e non dire niente, che Dio lo avrebbe perdonato. Il nome del sacerdote non è al momento emerso, ma non sono esclusi sviluppi nella vicenda giudiziaria. L'uomo, un pratese di 63 anni, era stato arrestato a metà gennaio dalla squadra mobile. Le indagini della procura erano iniziate un paio di settimane prima. La madre della piccola aveva avuto dei sospetti, ne aveva parlato con la sorella, che alla fine aveva messo alle strette il marito, costringendolo ad andare dalla polizia. La bambina era stata visitata dai medici, che avevano purtroppo confermato le violenze che, secondo quanto ricostruito, andavano avanti da almeno 9 mesi. Rapinato il negozio di telefonia 3 Store di Via Marx al Soccorso, è accaduto nel primo pomeriggio di oggi quando l'esercizio aveva appena aperto i battenti. Ad agire sono state 2 malviventi che hanno minacciato con un coltello la commessa. I banditi hanno poi arraffato qualche telefonino tra quelli esposti e sono fuggiti via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. La commessa ha detto che i 2 rapinatori erano probabilmente nordafricani. E ora cambiamo argomento, lasciamo la cronaca, investimenti su Fattoria Medicea Gonfienti e sulla Polizia Municipale di Prato sono i 3 impegni che si è assunto questo pomeriggio il governatore toscano Enrico Rossi di fronte al sindaco Matteo Biffoni al termine di un incontro in Palazzo Comunale. Il servizio. Riqualificazione di Gonfienti, acquisizione della Fattoria Medicea delle Cascine di Tavola e finanziamento per potenziare l'organico della Polizia Municipale sono i 3 impegni che questo pomeriggio si è assunto il governatore toscano Enrico Rossi al termine di un incontro in Palazzo Comunale con il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Sull'acquisto e la riqualificazione dell'area archeologica di Gonfienti, Rossi ha messo sul piatto 3.200.000 euro. Altra partita importante è quella relativa all'asta della Fattoria Medicea andata deserta. La Regione è pronta a partecipare e Rossi aggiunge che è necessario un tempestivo intervento di messa in sicurezza dell'edificio prima che arrivi l'inverno, dato che manca il tetto.
Infine, la Regione è disposta a offrire risorse al Comune di Prato per il potenziamento della Polizia Municipale con un finanziamento ancora da quantificare che porterebbe all'assunzione di nuovi agenti dalle 30 alle 50 unità in più. L'acquisto dell'area di Gonfiente, della messa a valorizzazione dell'area etrusca, dell'acquisto anche della fattoria Medicea per evitare appunto, e poi della messa in sicurezza dello stabile per evitare che su questa ci siano i drammi, i problemi che abbiamo visto durante lo scorso inverno, e poi della possibilità di potenziare l'organico della Polizia Municipale da troppo tempo sottostimato nella nostra città, e qui invece i cittadini, la cittadinanza tutta chiedeva potenziamento. Ora su questo ci stiamo lavorando per arrivare a una sorta di protocollo per far sì che questo avvenga il prima possibile. E c'è un'altra buona notizia che riguarda il Comune di Prato. Sono stati trovati 300.000 euro necessari per far partire il servizio di mensa e trasporto sin dall'inizio del prossimo anno scolastico. Nadia Tarantino. Scongiurato il rischio di non poter contare fino a ottobre sul servizio mensa e sul servizio trasporto scolastico per materne e elementari, le famiglie possono stare tranquille. Il Comune di Prato ha trovato i 300.000 euro che servono a garantire l'inizio dei servizi a settembre, non il primo ottobre, come invece per la mensa era stato programmato dal precedente sindaco. La giunta, riunita stamani, è riuscita nell'intento di assicurare la copertura finanziaria per non creare disagi alle famiglie. Le mense cominceranno a funzionare il 22 settembre. Inutile far partire il servizio la settimana prima, quando la maggior parte delle scuole è impegnata nei programmi di inserimento con orario ridotto. Abbiamo cercato la soluzione migliore per le famiglie e per i bambini, ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Maria Grazia Ciambellotti. Solo una minima parte di scuole aveva in programma l'attivazione immediata del servizio mensa. Lo sforzo significativo e importante che abbiamo fatto permetterà alle famiglie di poter continuare a contare su servizi fondamentali. Il riferimento è anche al servizio di trasporto scolastico, per il quale si era ipotizzata addirittura una sospensione. Continuerà invece ad esserci e non subirà variazioni rispetto al passato. L'obiettivo nei prossimi anni resta quello però di razionalizzare i percorsi in base alle reali esigenze delle famiglie. Per usufruire di questo servizio, a partire dal 23 giugno, le famiglie potranno fare domanda collegandosi al sito internet del Comune di Prato. È stata coinvolta in un incidente mentre stava guidando ubriaca. È accaduto ieri sera intorno alle 20 a Montemurlo, in via Rosselli, all'altezza di via Toscanini. Due veicoli coinvolti, un'autovettura Fiat Panda condotta da una cittadina italiana di 56 anni e una Volkswagen Passat. La Panda stava transitando su via Rosselli quando è finita addosso all'altro mezzo, che invece stava uscendo da un parcheggio. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad un primo accertamento con precursore. La signora, accompagnata al vicino comando della Polizia Municipale, è stata quindi sottoposta a prova con l'etilometro, dal quale è emerso che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore a quello consentito per legge. La signora è stata denunciata all'autorità giudiziaria e il suo veicolo sequestrato ai fini della confisca. Cambiamo decisamente argomento. Oggi era il primo giorno per chi sosteneva gli esami di maturità. La prova è quella di italiano. Vediamo com'è andata a Prato. Salvatore Quasimodo, le differenze tra l'Europa del 1914 e quella attuale, la fragilità dell'Italia partendo da una frase di Renzo Piano, le tecnologie pervasive, l'articolo sul tema del dono, il saggio breve su violenza e non violenza nel Novecento e sulle nuove responsabilità. Ecco le tracce che stamani anche 1500 studenti pratesi si sono trovati davanti per la prima prova dell'esame di maturità. Facili o difficili è un giudizio soggettivo. Tra i nostri intervistati fuori dal liceo Copernico nessuno ha scelto Quasimodo, perché giudicato complesso e nella maggior parte dei casi l'autore non è neanche stato studiato nel corso dell'anno scolastico. L'autore Quasimodo non si era affrontato nel programma, quindi non abbiamo potuto farlo, però il tema sembra andato bene, quindi speriamo. Sinceramente mi è sembrata un po' più difficile l'analisi del testo, ma perché non avevamo affrontato quell'autore con la nostra professoressa. Non se l'è ben fatto nel programma, sicché letto e scartato. Quasimodo sinceramente io non lo amo particolarmente, quindi l'ho escluso per primo a priori, quindi... Quasimodo. Esatto. L'avete fatto? No. Gettonatissima la traccia sul dono, ma c'è anche chi si è messo alla prova con il tema storico sulle differenze tra l'Europa di oggi e quella alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, e chi non si è tirato indietro di fronte alla traccia tecnico-scientifica sulle tecnologie pervasive. Io ho scelto l'artistico letterario, il dono, e... sembrata la più fattibile tra tutte. Sulla tecnologia, quanto è penetra nella vita?
Le tracce erano interessanti, mi piace, ero indecisa su tre tracce e alla fine ho deciso il socio-economico perché pensavo fosse quello più facile tra i tre. E si sapeva che comunque qualcosa riferito alla Prima Guerra Mondiale c'era sicuramente. Ho cercato di mettere anche qualcosa di mio, parlando appunto anche dell'Unione Europea, di cosa viviamo oggi noi e di attualizzare quindi. Ho scritto appunto che il dono non è più quello di un tempo, che facciamo soltanto regali per fare. Evasione fiscale, parliamo della TIA del 2010, mancano all'appello quasi 2 milioni di euro, al via le procedure di riscossione forzata, ma è facile immaginare che a distanza di 4 anni parte dei soldi non sarà incassata. Nadia Tarantino. 1.870.000 euro, tanto il Comune di Prato tenterà di incassare attraverso le procedure di riscossione forzata che Sori avvierà per recuperare quanto manca ancora all'appello della tariffa di igiene ambientale del 2010. Una cifra che sale a 2 milioni e mezzo, aggiungendo 500.000 euro di sanzioni e qualche decina di migliaia di euro di tributo provinciale, interessi e spese di notifica. A 4 anni di distanza il tentativo è quello di portare in cassa anche l'ultimo spicchio per completare l'ammontare dei 43 milioni fatturati dal Comune alle utenze domestiche e non domestiche. 4 anni durante i quali ASM ha provato, tramite avvisi di pagamento bonari che però sono rimasti senza risposta, a recuperare quanto non versato. L'azienda ha trasmesso al Comune le liste degli utenti non in regola con il pagamento del 2010 e ora tocca a Sori scendere in campo con le ingiunzioni di pagamento e la minaccia di pignoramenti. Difficile stabilire a quanto ammonta la cifra che potrà essere effettivamente incassata. Dell'elenco infatti è facile immaginare che facciano parte anche aziende fallite, chiuse o passate di mano. E oggi a Capezzana, la tenuta di Capezzana Carmignano, c'è stato un incontro proficuo tra buyer cinesi e produttori del Carmignano. Vino e olio infatti sono due prodotti che piacciono sempre di più, oltre la muraglia e servizio. Buyer e imprenditori da tutta la Cina hanno fatto tappa stamani alla tenuta di Capezzana per conoscere il sapore unico del Carmignano di OCG e tutte le qualità dell'olio delle colline pratesi, due prodotti sempre più apprezzati in Cina dall'emergente ceto medio. L'obiettivo del consorzio è arrivare a esportare 1 milione di bottiglie di Carmignano, poco più della metà della produzione annuale. Tenuta di Capezzana, il mercato orientale è una via d'uscita per voi? Sì, è stato un paracadute ottimo in questi anni di crisi. La Cina è ormai diventata il primo paese per il consumo del vino e poi l'Italia ovviamente è il più grande produttore del vino al mondo, quindi vedo sinceramente molte prospettive di collaborazione tra i nostri due paesi. Vino, più importante vino, poi un po' di cibo italiano. L'iniziativa, dal titolo Saperi e Sapori per l'Italia e la Cina, organizzata dal PIN e dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto Prato, è stata l'occasione per presentare le attività messe in campo a favore dello scambio culturale e commerciale, come la visita studio in Cina di una settimana per 19 imprenditori dell'area pratese. E oggi è l'occasione migliore perché prodotti tipici, imprenditoria nell'ambito agroalimentare e quindi insomma pensiamo di riuscire a facilitare una serie di attività che sul territorio stanno continuando a crescere. Penso che questo è l'inizio di una fase ancora più importante e produttiva. Al termine della mattinata visita delle cantine di Capezzana e poi tutti a tavola con un menù speciale, cucina italiana e cinese, perché la conoscenza reciproca passa anche dalla tavola. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Al Bottegone, grande scarpa e grande risparmio. Roncato 1, Made in Italy, con sconto 30%. Borsa donna, vari colori, prezzo di listino euro 39, adesso in offerta 9 euro. Bellissimo Sandro da bambina Asso, in offerta risparmio 30%. Carpine Snoopy, robuste e leggere, a partire da euro 9,90. Ma ricordate, solo al Bottegone, quelli dello scarpone.
Vados Mare, la tua vacanza in Sardegna. In località Vados, in una cornice di suggestivi panorami, a 300 metri da un comprensorio che offre 4 km di sabbia bianca e finissima, si trova il residence Vados Mare. Luogo ideale per coloro che vogliono trascorrere una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità, senza rinunciare ai piaceri delle serate in Costa Smeralda, distante solo pochi chilometri. Residence Vados Mare. Per informazioni e prenotazioni www.vadosmare.it. Se le tue persiane sono ridotte così, prima di cambiarle, chiamaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Lotar è l'azienda leader in Toscana e nel centro Italia nel restauro e verniciatura di persiane in legno. Segue un procedimento di lavorazione esclusivo di propria creazione, completamente ecologico e garantito 5 anni, ben 5 anni. La lotarizzazione. La lotarizzazione della persiana inizia con un'accurata sverniciatura ad immersione, utilizzando solo prodotti ecologici. Poi la persiana viene interamente carteggiata per rimuovere la fibra deteriorata del legno. Per riportare l'infisso alla sua forma iniziale, viene risquadrato e sottoposto, se necessario, a riparazioni di vera e propria falegnameria artigianale. Un'impregnazione a immersione garantisce la protezione del legno in ogni sua parte da attacchi di batteri, muffe e infiltrazioni anomale d'umidità. La sigillatura dei giunti e una leggera stuccatura ridonano alle persiane una nuova robustezza e un look invidiabile. Dopo 3 mani di fondo livellante, sempre ad immersione, e una mano di antiruggine sulle ferrature, le persiane sono pronte ad entrare in cabina di verniciatura e con prodotti all'acqua specifici alle sollecitazioni atmosferiche esterne, verniciate airless con un film protettivo sottile ma elastico, che permette al legno di muoversi e respirare. Le tue persiane sono tornate come nuove, con un procedimento garantito 5 anni, ben 5 anni. Ad un prezzo veramente conveniente. Lotar dà nuova vita alle vostre persiane. Lotar, l'unico specialista delle persiane. Info 055 73 10 170. lotarpersiane.it. Buonasera e benvenuti alla pagina sportiva del nostro TG. Oggi la Fiorentina ha annunciato un amichevole davvero di lusso. Il 16 agosto allo stadio Norodowy di Varsavia in Polonia affronterà infatti i campioni d'Europa del Real Madrid. La partita si giocherà alle 20:45. E sempre per la Fiorentina, in attesa del responso della comproprietà con l'Udinese di Cuadrado, la società viola ne ha definito un'altra con la Sampdoria, e in questo caso si tratta però del riscatto da parte della società genovese a titolo definitivo dell'esterno difensivo De Silvestri. E passiamo ora al Prato, che dopo aver definito l'accordo con l'Inter tratta i giovani da portare in biancazzurro per la prossima stagione. Due di questi sono Andrea Romanò e Leonardo Longo, due ex. Per gli altri nomi spuntano quelli dei difensori Fabio Guelfi e Gianmarco Gabbianelli e dei centrocampisti Simone Pasa e Niccolò Belloni, tutti naturalmente di provenienza Inter. E restiamo a parlare di calcio con il preparatore atletico che opera da 25 anni nel mondo del calcio, Marco Falasca, che ha festeggiato le nozze d'argento appunto con la sua attività. Stefano Chini. Marco Falasca, preparatore atletico, festeggia in questa stagione i suoi 25 anni di carriera. Riassumiamola in breve, anche se non sarà facile. Non è facile perché ho avuto la possibilità di partire presto per fare questa attività. Sono 17 anni di professionismo e poi il resto l'ho passata agli ARA in Serie D, quindi insomma è come fare professionismo. L'ultimo anno ti abbiamo visto più volte anche a Lungo Bisenzio, perché sei stato assistente di Carboni al Benevento. Sì, è un'annata che poi non è finita bene, però è fisiologica, fa parte del gioco. Ci hanno esonerato la squadra al quarto posto in classifica, però queste sono le regole del calcio. Gli allenatori con cui hai collaborato, quelli più importanti e quelli che ti hanno lasciato qualcosa sotto il profilo professionale? Ma io devo dire grazie, anche se sono arrivato a fare 25 anni di attività,
anche perché ho trovato persone serie, dei maestri, come vedi Compianto Catuzzi, Compianto Cagluna, ho lavorato con Claudio Merlo tanto al settore giovanile, mi ha insegnato molto, a stare nel mondo del calcio. Poi va bene, Andrea Azzoli, ora assistente di Garcia alla Roma, poi con Guido Carboni ho legato i maggiori anni, i maggiori successi anche a Pistoia con Cagluna negli anni d'oro dell'era Martinti, ad Agliana ha avuto fior di giocatori, vedi Allegri, vedi Rossi, vedi Scugugia, anche lì abbiamo fatto una scalata fino alla C2, quindi credo nel complesso più gioia che dolori. La professione, perché tale dobbiamo considerarla, essendo molto importante in uno staff tecnico del preparatore atletico in Italia, come la vedi? Ma io la vedo che noi, secondo me, noi siamo tra i migliori nel mondo, siamo all'avanguardia, vedi, infatti abbiamo portato la preparazione atletica anche in Inghilterra, in Spagna, già negli anni 90. Il problema adesso del calcio in Italia molto probabilmente è la mentalità che viene meno, l'intensità nel lavoro. E ora il golf a Prato, si è svolto il trofeo Lacoste con ospiti illustri come l'ex valanga azzurra Paolo De Chiesa. Vezio Trifoni. Allora, siamo con Paolo De Chiesa qui alla Buca 8 del Golf Le Pavoniere, 18° trofeo Lacoste, un bel trofeo, tanti partecipanti, ben 140, insomma il golf attira sempre. Sì, poi quando si viene a giocare in questi campi che sono meravigliosi, io adoro le Pavoniere, l'ha fatto Arnold Palmer, una leggenda del golf, l'ha fatto di persona, ci ha tenuto a farlo al meglio e i risultati si vedono. Poi in questi anni il presidente Gianni Collini per tanti anni appunto ha ricoperto il ruolo di presidente, si è dato veramente da fare e i risultati sono questi sotto gli occhi di tutti, un campo straordinario, veramente bello, divertente, quindi è chiaro che la gente qui viene in gran numero, anche perché la Costa oramai, lo diceva lei, 18esima edizione, è una gara di cartello, piace a tutti. Ecco, insomma, ti conosciamo tutti per lo sci, perché chiaramente la valanga azzurra hai fatto parte, ma ormai si può dire il golf, insomma, fa parte di te. Sì, da sempre, anche quando c'era la valanga azzurra, da quando sono bambino gioco a golf, perché mio papà era un grande appassionato, per cui il golf fa parte della mia vita. Ho smesso soltanto quegli anni quando correvo con la valanga in Coppa del Mondo perché i miei amici giocavano a tennis, e se no sempre golf, tantissimo golf, a me piace da pazzi questo gioco, questo sport. Gianni Collini, consigliere nazionale della Federgolf, siamo insomma nello splendido campo delle Pavoniere e soprattutto un modo per vivere lo sport e soprattutto il golf. Sì, un posto splendido devo dire, è una gara bellissima questa della Lacoste, che è un classico per il nostro circolo, tutti gli anni la ospitiamo al piacere di tutti i soci, veramente due giornate splendide. Stai sviluppando il discorso golf e turismo, questo è proprio uno, diciamo, dei punti di riferimento proprio per portare anche nuovi visitatori qui a Prato, ma soprattutto in Toscana. Sì, in particolare con l'IGTM, che è la fiera del golf turistico più importante del mondo, che abbiamo quest'anno a Villa d'Este in Italia, e poi con l'Expo, che faremo delle iniziative particolari per far giocare tutti i visitatori dell'Expo in tutti i campi italiani. Allora, Mario Colombo, titolare della Lacoste e della Colmar, non solo, qui alle Pavoniere, come al solito, pronto per giocare a golf, insomma, anche la sua passione. Certamente, la mia passione è l'invenzione di fare due circuiti di golf, è stata un po' un'esigenza personale. Poi venire alle Pavoniere per me è sempre un piacere, sia perché ci sono tanti amici, ma perché è un campo splendido che offre sempre delle occasioni meravigliose di gioco. Poi soprattutto si trova in Toscana, insomma, anche una terra oltre della cultura ma anche dello sport, perché il golf sta andando veramente forte. Certamente, la Toscana è una regione che sta sviluppando sempre di più il golf in senso agonistico ma anche turistico, e questo credo sia una cosa molto positiva. Ecco, il fatto che un'azienda, insomma, di sportswear investa nel golf, o soprattutto in questo specifico caso nel golf, insomma, è un fatto importante, insomma, e continuerà a farlo. Certamente, anche perché poi si sta
piano prende anche i mercati di altri paesi, di altri continenti, e quindi diventerà molto, speriamo, interessante e proficuo. Bene, è tutto, grazie per la cortese attenzione, buonasera.